Lo abbiamo anche pubblicato questo dato proprio sull'account redazionale Overture DG. Ieri a pranzo Roma si lascia già vivere con il suo clima primaverile, con i suoi profumi al centro, ma al ghetto, un posto meraviglioso, questo noto mezzo busto amico, sempre gradevole incontrarlo. Dice: ti ricordi quando avevi la fissa per Fistarol, che me lo definisti come l'Olof Palme della politica italiana? Dico sì, che fine ha fatto? Allora, ho fatto questa ricerca e al numero che ci risultava di contatto dico: buonasera, sto cercando Maurizio Fistarol. Lui mi ha detto: sono io, che piacere averlo qui. Senatore Fistarol, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Gliel'ho detto ieri in privato, dai tempi di Casamari, era un convegno organizzato dalla rete che non la vedo ed è un piacere risentirla. Ovviamente per impegni e limiti miei ho perso anche la sua carriera politica. Oggi il senatore Fistarol milita nel gruppo misto che ha dato vita ad un soggetto anche nuovo, verso nord, giusto senatore? Sì, un movimento che abbiamo formato meno di 2 anni fa e che adesso è organizzato in 4 regioni che sono il Veneto, la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia-Romagna. La voglia di staccarsi da un'altra parte d'Italia o un'opportunità esclusivamente politica per contenere il lavoro al settentrione? No, nessuna voglia di staccarsi, anzi, questo paese è così bello perché è così vario. C'è posto per tutti. No, l'idea è quella di contribuire con una logica, una sensibilità che è quella delle regioni del nord ad aprire, se ci riusciamo, una pagina nuova e migliore di quelle che abbiamo conosciuto per il nostro paese, per l'Italia. Senatore Fistarol, lei ormai è da anni, stavo dicendo una vita, ma sarebbe stato sproporzionato il termine temporale. Però è da tanto che fa attività politica, l'ha fatto, mi corregga se sbaglio, qui vado a memoria riguardo alla nota che riprendevo ieri, nella Margherita, nel PD, oggi nel gruppo misto. Questo sta a dimostrare, almeno per quella che è la considerazione personale opinabile, che anche all'interno dei cosiddetti partiti che hanno più condizionato il paese ci sono soggetti assolutamente importanti sui quali dai quali la politica dovrebbe ripartire. Quanto spazio è disposto a lasciare la politica che conta ai Fistarol? Ma guardi, prima delle esperienze politiche che lei ha richiamato, io sono stato un sindaco. Di Belluno, il grande sindaco di Belluno. Sono stato per 8 anni sindaco della mia città, dal 1993. Sono stato il primo sindaco d'Italia, cioè nella prima tornata con l'elezione diretta, eletto direttamente dai cittadini, poi rieletto nel 97 e poi nel 2001 ho finito il mio doppio mandato, mi sono candidato al Parlamento e sono stato eletto. E devo dire che la mia idea era quella di portare nell'attività parlamentare e nella politica, diciamo, dei partiti, delle istituzioni centrali, la stessa logica che avevo da sindaco, che era la logica del fare, del fare concretamente, del realizzare cose utili per i cittadini che amministravo e che sono riuscito a fare da sindaco. La logica della politica invece è molto diversa e non è facile tradurre questa sensibilità poi nell'attività politica quotidiana. In un momento come poi io almeno ci sto molto attento a non cadere nel qualunquismo, perché la cronaca politica è quella ovviamente ordinata, preconfezionata, si parla delle solite cose, gli organi di stampa assolutamente subordinati al grande potere, però ci sono degli spunti che ritengo ancora favorevoli e ideali alla vera discussione politica. Io per esempio non sono contro l'antipolitica, l'antipolitica è il primo male per una società civile, quindi le dico: perché il fenomeno di un movimento come per esempio quello di Grillo, secondo lei? Ma guardi, io credo che in questi anni la politica, i partiti siano scivolati progressivamente lungo una china che ha fatto perdere loro, dico progressivamente perché queste cose non accadono dall'oggi al domani,
fatto perdere qualunque tipo di credibilità, perché la politica prima è apparsa staccata dai cittadini, ci sono meccanismi di elezione per esempio in Parlamento, le liste bloccate, i nominati anziché gli eletti, comportamenti pubblici delle massime istituzioni dello Stato, diciamo così, che sono, non sono conformi a comportamenti pubblici. Io credo molto che gli uomini politici debbano recuperare il senso di un'etica pubblica, devono recuperare il senso della loro responsabilità dei comportamenti nei confronti dei cittadini, fino al punto dall'ambizione di essere quasi di esempio, inattaccabili. Tutto questo è andato perduto. La politica ha ritenuto di poter fare tutto e alla fine è montata questa onda che adesso chiamiamo l'antipolitica e che poi si salda a una situazione economica molto difficile vissuta da molti cittadini che oggi non sopportano più queste cose, anche perché appunto le loro condizioni di vita negli ultimi anni sono peggiorate. Ma ecco, da questo si risale, sì, progressivamente, sì. Come si è scivolati, bisogna risalire progressivamente riacquistando credibilità. L'interlocutore anche in questi casi è eccezionale, perché la politica non dà grossi spunti. Lei ovviamente fa riferimento anche al voto, ricordo durante il periodo del voto proporzionale, i primi voti da ragazzo, si andava lì e se volevi sceglievi, mettevi il numero. A Roma però, che è una realtà più grande di quella di Belluno, ricordo che soprattutto quel voto veniva fortemente condizionato e controllato da poteri che andavano contro la volontà dei cittadini. Io ricordo Sbardella faceva delle adunate, lo squalo della Democrazia Cristiana, e metteva le 100.000 lire sotto al tavolo, al piatto, vincevano i soliti potenti, perché poi i più votati erano Andreotti, Craxi, De Lorenzo. Io non sono molto d'accordo su questa idea, ma la mia è una visione romanocentrica della politica, non è più nazionale. Neanch'io condivido, non credo che dobbiamo. Cioè, faccio una battuta e poi le lascio la parola. Se il mio leader è Fistarol, io mi fido di Fistarol e la lista la preparasse lui e la portassimo poi chiusa e ingabbiata al giudizio del popolo. Basterebbe questo. Non credo che dobbiamo tornare alla logica del proporzionale, delle preferenze, dei capi corrente. Quella è una stagione che abbiamo superato. E io mi sono battuto, perché facevo parte dei comitati all'inizio degli anni 90 per cambiare la legge elettorale. Credo che ci siano molte soluzioni di leggi elettorali di tipo diverso, insomma non è un problema, però nelle quali sostanzialmente i cittadini sono chiamati a scegliere. Ecco, oggi invece questa legge elettorale è vissuta dai cittadini come un'imposizione, ma anche perché nelle liste poi entrano, diciamo, si parla molto del cerchio magico della Lega, sì, ma diciamo che in tutti i partiti c'è un cerchio magico di eletti vicini al capo, ecco. E questo non la tengo sui tempi radiofonici. Poi c'è un bel saluto che ci arriva da un posto a me particolarmente caro, ma anche a lei, perché parlo dei suoi luoghi. Delle esperienze precedenti a questa sua ultima, senatore Fistarol, qual è quella che l'ha delusa di più o comunque l'ha soddisfatta di meno tra PD, Margherita? Ma guardi, parlo dell'ultima, parlo del PD. Una tragedia. No, il PD per me era diciamo l'idea di costruire un partito, che poi era anche l'idea di costruire un sistema politico, un po' diciamo per capirci all'americana, due grandi partiti che si riconoscono, si fronteggiano, ma si rispettano e lavorano comunque nell'interesse del proprio paese, e un partito anche che uscisse un po' dai confini ristretti della sinistra e sapesse parlare alla grande pancia, diciamo, del popolo italiano. Mi pare che questa scommessa sia perduta, e io sono uscito proprio perché alla fine il PD mi pare sia rimasto assolutamente dentro la storia dei partiti della sinistra italiana. Va anche bene, ma la cosa non mi interessa. La saluto ed ecco la mozione affettiva, perché Eleonora
sa meglio di me che oggi i social network, i social forum, noi parliamo da Belluno e loro ci portano in giro per il mondo. Avevo pubblicato la sua partecipazione, l'avevamo pubblicata ieri con i redattori e la saluta con grandissima affetto e ci saluta anche a noi, e ci sente da Santa Giustina. Ah, certo. Che dire... La mia terra, la mia terra. Che poi se non sbaglio, non vorrei ovviamente sbagliarmi, ma sarebbe un errore sentimentale, credete, Santa Giustina, Feltre, San Gregorio sì. delle Alpi, siamo da quella parte, giusto? Tutto, siamo da quella parte, tutta da quella parte, che bei posti, che regione. Come si sta a Belluno oggi, sindaco? Perché l'Italia è un po' cambiata, io ricordo una città chiusa ma attenta, laboriosa, l'immigrazione, la crisi economica che ha un po' perturbato tutto il pianeta. Come si sta rispetto a 20 anni fa a Belluno? Beh, si sta fondamentalmente bene, anche se la crisi economica si sente anche al nord, si sente anche nel nord-est, si sente anche a Belluno. Ecco, poi è una città che fra qualche giorno andrà al voto per scegliere il nuovo sindaco e speriamo che si dia una scossa, perché negli ultimi anni l'amministrazione non è stata granché, diciamo. È questo il problema, ma lì si passa al giudizio fermo dei bellunesi. Senatore, è stato un piacere averla nostra ospite, un piacere averla ritrovata, le auguro buon futuro per le sue attività politiche, pubbliche, ma anche più private e familiari. Grazie a voi, buona giornata. Grazie al senatore Maurizio Fistarol.